Domanda semplice mi hai fatto. La passione per il cinema nasce il giorno in cui dal teatro mi rendo conto che c'è un'alternativa per raccontare le stesse cose che mi piace di più. Molto semplicemente io ho fatto per tutta la prima parte della mia vita il doppiaggio e il teatro, un giorno mi sono reso conto che potevo coniugare le due cose. E per ciò che riguarda i classici sono veramente un'infinità. Diciamo che in questo momento in cui si sta svalutando del tutto la tradizione della commedia all'italiana sarebbe da riprendere, quindi penso a Monicelli, penso a Dino Risi, la capacità dei maestri di raccontare delle situazioni disperate, esistenziali, in maniera leggera e in maniera divertente. Questo è qualcosa che purtroppo si fa sempre meno. La commedia o è monnezza o non è. Se si ha la capacità di non lasciarsi mangiare, si può apprendere moltissimo. La prima volta che io ho lavorato con un grande maestro, che è Gigi Proietti, avevo 19 anni e dopo una settimana mi hanno ricoverato per lo stress. È stato molto utile a capire che non ci si deve far mangiare. Alla fine di quell'esperienza ricordo il più bel successo della mia vita davanti a 1200 persone al Globe, proprio perché fino all'ultimo giorno Gigi Proietti mi ha detto che andava tutto male. Questa grande capacità dei maestri di farti sentire piccolissimo è quella che poi ti dà un grande lancio. Mi è successo con tutti, mi è successo con Castellitto, mi è successo con Danny Boyle quando ho avuto l'opportunità di recitare un premio Oscar. Insomma, questa è una lezione indimenticabile. Allora, è stata una cosa inaspettata, perché in realtà io l'ho vinto l'altro anno come regista con un cortometraggio. Ho vinto il premio della miglior regia e il premio, diciamo, di miglior corto. Però per me è stato inaspettato, non mi aspettavo di venire a ricoprire un ruolo così importante, anche perché i giurati effettivamente eravamo in due. Sotto la direzione del presidente Stur ho imparato moltissimo. Ho imparato per esempio che si deve avere una linea quando si scelgono i cortometraggi, in questo caso ce n'erano di molto belli, noi abbiamo scelto una linea chiara e per me è stata un'esperienza che mi ha assolutamente arricchito. Io ho fatto il giurato a Roma, ma era una giuria molto ampia e quindi non vale altrettanto. Qua avevo veramente un potere decisionale, sono molto onorato e molto fiero. Grazie al Festival dei Popoli e delle Religioni, ma grazie ad Arnaldo Casali, a tutti quelli che ci hanno permesso di essere qui adesso. So che si fa con le unghie e con i denti, è tutta passione e per questo bisogna ringraziarli. Viva il cinema!